Abbiamo deciso di far diventare un libro, una serie di articoli che abbiamo scritto per il giornale, per il Mattino, lasciandoli in gran parte identici, lasciando proprio la sua storia e la loro storia, anche la loro sequenza, e raccontiamo Napoli mostrandola più che volendo dimostrare qualche cosa. Quindi è una pelle colorata con tutti i colori della città, con le voci soprattutto della città. E ha avuto sempre una vocazione di una città meticcia, quindi è sempre stata a volte nera, a volte bianca, a volte di altri colori. Però soprattutto sulla pelle, più che importante il colore, è importante quello che si trova. Ci trovi delle macchie, delle ferite, dei nei, delle cose importanti da raccontare. Solo se ti muovi appunto con la leggerezza di stare sulla superficie. Poi scopri che restando sulla superficie scopri qualcosa di molto più profondo. Napoli è catturata dal turismo, è catturata dalla narrazione diciamo come se fosse un fiume carsico, ogni tanto riesplode, esce fuori. Questo è un periodo di altissima creatività a Napoli. Ci sono tanti scrittori, si produce molto audiovisivo, c'è un grande fermento di comunicazione. In altri periodi è stato diverso, adesso è riemersa tutta questa grande creatività. Napoli è una città molto creativa, molto teatrale, che si espone senza pudori e quindi la sua vivacità si fatica sempre a trattenerla. Napoli la si conosce coi piedi, cioè camminando, e quindi ci sono delle sorprese che escono fuori all'improvviso, come per esempio la riconversione dei piccoli artigiani dei quartieri che adesso producono scarpe per gli africani e non tanto per i napoletani. Si scopre che ci sono delle chiese bellissime dove va qualche turista, ma non ci vanno i napoletani. Si scopre che ci sono delle opere misteriose in luoghi molto frequentati, ma che poi non sono molto valorizzati. Insomma, si scopre che soprattutto ci sono i napoletani, perché la differenza tra Napoli e le altre città è proprio la presenza dei napoletani. Cioè, quello che fa la differenza tra Napoli e Milano sono i napoletani, sono i cittadini, che hanno la capacità di mostrarsi e di aprirti tutte le porte e di raccontarti la propria vita privata come se fosse un racconto.